Il fantasma di Canterville di Oscar Wilde. 1. Quando Hiram Otis, ambasciatore americano, acquistò Canterville Chase, tutti gli dissero che stava per fare una gran sciocchezza, poiché non c'era assolutamente alcun dubbio che la dimora fosse infestata dai fantasmi. In effetti, lo stesso Lord Canterville, che era un uomo d'onore molto puntiglioso, si era sentito in dovere di accennare la questione a Mister Otis, quando si era trattato di discutere i termini dell'acquisto. Non ci siamo più fidati ad abitare lì, nemmeno noi, disse Lord Canterville. Da quando la mia ricca prozia, la duchessa vedova di Bolton, ha preso un terribile spavento da cui non si è più ripresa per aver visto le mani di uno scheletro posarsi sulle sue spalle mentre si stava cambiando d'abito per cena. E mi sento in dovere di dirvi, Mister Otis, che il fantasma è stato visto da diversi membri della mia famiglia tuttora in vita, così come dal rettore della parrocchia, il reverendo Augustus Dampier, che insegna al King's College di Cambridge. Dopo lo spiacevole incidente occorso alla duchessa, nessuna delle nostre giovani domestiche ha voluto rimanere e Lady Canterville spesso non ha potuto riposare che molto poco durante la notte a causa dei misteriosi rumori che provenivano dal corridoio e dalla biblioteca. Mio caro signore, rispose l'ambasciatore. Acquisterò tutto in blocco, mobili e fantasma compresi. Vengo da un paese moderno, dove abbiamo tutto ciò che il denaro può comprare. E con i nostri baldi giovani che si danno alla pazza gioia nel vecchio mondo, soffiandovi i migliori attori e prime donne, credo che se in Europa fosse veramente esistito qualcosa di molto simile ad un fantasma, in breve tempo l'avremmo preso e sistemato in uno dei nostri musei o messo per strada a esibirsi. Temo che lo spettro esista davvero, disse Lord Canterville sorridendo, e che possa aver resistito alle offerte dei vostri intraprendenti impresari. È famoso da 3 secoli, fin dal 1584, e appare sempre prima della morte di un membro della nostra famiglia. Beh, anche il medico di famiglia si presenta sempre nelle stesse circostanze, Lord Canterville, ma i fantasmi non esistono e credo che le leggi della natura non facciano eccezione nemmeno per l'aristocrazia britannica. Voi americani siete di certo un popolo molto concreto, rispose Lord Canterville, che non aveva capito molto bene l'ultima allusione di Mister Otis. E se non vi importa di avere un fantasma che si aggira per casa, è tutto a posto. Solo ricordate che vi aveva avvertito. Poche settimane dopo l'acquisto venne concluso e alla fine della stagione l'ambasciatore e la sua famiglia si trasferirono a Canterville Chase. Mrs. Otis, che quando era ancora Miss Lucrezia Tappan e abitava nella 53ª strada ovest, era stata una famosa bellezza newyorkese, ora era un'affascinante signora di mezz'età, con magnifici occhi e uno splendido profilo.
Molte donne americane, quando lasciano il loro paese d'origine, si atteggiano a malate croniche, convinte che si tratti di una forma di raffinatezza tutta europea. Ma Mrs. Otis non aveva mai commesso un simile errore. Aveva un fisico magnifico e una straordinaria e inesauribile vitalità. In effetti, per molti versi, era un tipo piuttosto inglese ed era un ottimo esempio del fatto che al giorno d'oggi abbiamo proprio tutto in comune con l'America, fatta eccezione, ovviamente, per il modo di parlare. Il maggiore dei suoi figli, battezzato Washington dai genitori in un accesso di patriottismo di cui lui non aveva mai smesso di rammaricarsi, era un giovane dai capelli chiari e di bell'aspetto, che era entrato a far parte della diplomazia americana dopo aver fatto da guida ai tedeschi al casinò di Newport per 3 stagioni consecutive, ed era conosciuto persino a Londra come un ottimo ballerino. Le gardenie e l'aristocrazia erano la sua unica debolezza. Per il resto, era un ragazzo più che ragionevole. Miss Virginia Otis era una ragazzina di 15 anni, aggraziata e adorabile come una cerbiatta, con grandi occhi azzurri che tradivano uno spirito libero. Era una meravigliosa amazzone e una volta, con il suo pony, aveva fatto a gara con il vecchio Lord Bilton, a chi faceva per primo 2 volte il giro del parco, vincendo di una lunghezza e mezzo proprio di fronte alla statua di Achille, con grande delizia del giovane duca di Cheshire, che si era immediatamente dichiarato ed era stato rispedito a Eton dai suoi tutori quella sera stessa, tra fiumi di lacrime. Dopo Virginia erano nati 2 gemelli, che venivano chiamati abitualmente Stelle e Strisce, perché assaggiavano spesso la frusta. Erano ragazzi deliziosi. E fatta eccezione per l'onorevole ambasciatore, erano anche gli unici veri repubblicani della famiglia. Dal momento che Canterville Chase dista 7 miglia da Ascot, la più vicina stazione ferroviaria, Mister Otis aveva telegrafato che mandassero una vagonetta a prenderli. E l'intera famiglia salì allegramente in carrozza. Era una bella sera di giugno e nell'aria aleggiava un dolce profumo di pino. Di quando in quando si sentiva un colombaccio tubare con la sua voce gentile, o si intravedeva il petto dorato di un fagiano acquattato tra le felci fruscianti. Gli scoiattolini facevano capolino dai faggi mentre loro passavano e i conigli sfrecciavano per il sottobosco e sui poggi coperti di muschio con le loro bianche codine al vento. Quando imboccarono il vialetto d'ingresso di Canterville Chase, però, il cielo improvvisamente si incupì. L'atmosfera divenne stranamente immobile, un enorme stormo di corvi passò silenzioso sopra di loro e prima che raggiungessero la casa caddero alcuni goccioloni di pioggia. Ad accoglierli sui gradini d'ingresso c'era un'anziana signora che indossava un austero vestito di seta nera con una cuffia ed un grembiule bianchi. Era Mrs. Amney, la governante,
alla quale Mr. Opis, su esplicita richiesta di Lady Canterville, aveva permesso di continuare ad occupare la precedente posizione. Fece a ciascuno di loro una profonda riverenza quando scesero dalla carrozza e disse con un bizzarro tono antiquato: «Vi auguro il benvenuto a Canterville Chase». La seguirono attraverso il raffinato atrio in stile Tudor fino alla biblioteca, una lunga stanza dal soffitto basso, con le pareti rivestite di legno di quercia nera, alla cui estremità si trovava un'enorme finestra coi vetri storiati. Era stato preparato il tè. E dopo essersi sfilati i soprabiti, si misero a sedere e iniziarono a guardarsi intorno mentre Mr. Hamney si occupava di loro. Tutta ad un tratto, Mrs. Otis notò una macchia di un rosso sbiadito sul pavimento, proprio accanto al caminetto. E senza rendersi conto di cosa fosse esattamente, disse a Mrs. Hamney: «Temo che lì sia stato versato qualcosa». «Sì, signora», rispose l'anziana governante a bassa voce, «in quel punto è stato versato del sangue». «Che cosa orribile!» esclamò Mrs. Otis. Non ho intenzione di tollerare che nel mio soggiorno ci siano delle macchie di sangue. Deve essere pulito immediatamente». L'anziana donna sorrise e rispose con la stessa voce bassa e misteriosa: «È il sangue di Lady Eleanor de Canterville, che fu assassinata in questo preciso punto dal suo stesso marito, Sir Simon de Canterville, nel 1575. Sir Simon le sopravvisse di 9 anni e scomparve all'improvviso in circostanze molto misteriose. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, ma il suo spirito peccatore infesta tuttora la dimora. Quella macchia di sangue è stata molto ammirata da turisti e non solo, e non può essere rimossa». «Sciocchezze!» esclamò Washington Otis. «Scommetto che lo smacchiatore Pinkerton, imbattibile campione contro le macchie, la farà sparire in men che non si dica». E prima che l'atterrita governante potesse interferire, si gettò in ginocchio e si mise a sfregare il pavimento con una specie di bastoncino nero simile a un cosmetico. In pochi istanti non rimase alcuna traccia della macchia di sangue. «Sapevo che lo smacchiatore Pinkerton ce l'avrebbe fatta», esclamò con aria trionfante Washington, guardando uno per uno gli estasiati componenti della sua famiglia. Ma non fece in tempo a finire la frase che un lampo abbagliante illuminò la stanza in penombra. Uno spaventoso rombo di tuono li fece balzare tutti in piedi e Mrs. Hamney svenne. «Che clima orrendo!» disse con la massima tranquillità l'ambasciatore americano, accendendosi un sigaro. «Mi sa che il vecchio mondo è così sovraffollato che non è rimasto più bel tempo a sufficienza per tutti. Sono sempre stato convinto che l'unica soluzione per l'Inghilterra sia l'emigrazione». «Mio caro Hiram», esclamò allora Mrs. Otis, «che ce ne facciamo di una donna che si viene in questo modo?» «Falle pagare i danni», rispose l'ambasciatore, «e vedrai che non sverrà più». E in effetti Mrs. Hamney riprese i sensi nel giro di pochi istanti.
Non c'era dubbio, comunque, che fosse estremamente scombussolata e avvisò con severità Mister Otis che presto ci sarebbero stati guai al castello. Ho visto cose con i miei occhi, gli disse, che avrebbero fatto rizzare i capelli in testa a qualsiasi buon cristiano. E per notti e notti non ho potuto dormire a causa degli eventi spaventosi che accadevano. Mister Otis e sua moglie, tuttavia, assicurarono calorosamente a quella brava donna che non avevano alcun timore dei fantasmi. E dopo aver invocato sui nuovi padroni di casa la benedizione della provvidenza e aver preso accordi per un aumento di salario, l'anziana governante uscì dalla stanza un po' malferma sulle gambe e si ritirò in camera sua. 2. La tempesta imperversò con violenza per tutta la notte, ma non avvenne nulla di particolare. Il mattino successivo, però, quando scesero a colazione, scoprirono ancora una volta quell'orrenda macchia di sangue sul pavimento. Non credo sia colpa dello smacchiatore Pinkerton, disse Washington, perché l'ho sperimentato su tutto. Deve essere stato il fantasma. Pertanto sfregò di nuovo a fondo la macchia, ma il mattino successivo essa fece di nuovo la sua comparsa. Era lì anche il terzo giorno, benché la biblioteca quella notte fosse stata chiusa da Mister Otis in persona, che aveva portato al piano di sopra la chiave. A questo punto l'intera famiglia iniziava a provare un certo interesse per la questione. Mister Otis sospettò di essere stato un po' troppo categorico nel negare l'esistenza dei fantasmi. Mrs. Otis espresse l'intenzione di iscriversi alla Physical Society e Washington scrisse una lunga lettera ai signori Myers e Podmore a proposito della permanenza di macchie di sangue se legata ad un crimine. Quella stessa notte tutti i dubbi sull'oggettiva esistenza degli spettri vennero fugati per sempre. Era stata una caldissima giornata di sole e quando al calar della sera la temperatura si era rinfrescata, la famiglia al completo era uscita per andare a fare un giro in carrozza. Non tornarono a casa fino alle 9, quando consumarono una cena leggera. La conversazione non sfiorò mai l'argomento dei fantasmi, cosicché non si crearono mai quelle primarie condizioni di ricettività e aspettativa che così spesso precedono il manifestarsi di fenomeni paranormali. Si trattarono, come venni a sapere in seguito da Mister Otis, temi di ordinaria amministrazione per qualsiasi americano della classe agiata e di discreto livello culturale, come l'immensa superiorità nella recitazione di Miss Fanny Davenport rispetto a Sara Bernard. La difficoltà di trovare grano verde, torte al grano saraceno o semolino persino nelle migliori case inglesi, l'importanza di Boston nello sviluppo di una coscienza universale, i vantaggi del sistema di controllo dei bagagli nelle compagnie ferroviarie e la dolcezza dell'accento di New York in confronto alla parlata strascicata dei londinesi. Non si fece alcuna allusione al soprannaturale, né si accennò in alcun modo a Sir Simon de Canterville.
Alle 11 la famiglia si ritirò per la notte e mezz'ora più tardi tutte le luci erano spente. Qualche tempo dopo, Mister Otis fu svegliato da un curioso rumore che proveniva dal corridoio, proprio fuori dalla sua camera. Era come un tintinnare di metallo e sembrava avvicinarsi sempre di più. Immediatamente l'ambasciatore si alzò, accese un fiammifero e guardò l'ora. Era l'una in punto. Era caldissimo, ma controllò ugualmente il polso e constatò di non avere febbre. Il bizzarro rumore continuava ancora, accompagnato da un distinto suono di passi. Allora si infilò le pantofole. Estrasse dal necessaire una piccola fiala oblunga e aprì la porta. Proprio di fronte a lui, al fioco chiarore della luna, vide un uomo anziano dall'orribile aspetto. Gli occhi erano rossi come carboni ardenti. Lunghi capelli grigi gli scendevano sulle spalle in un groviglio di boccoli. I suoi abiti, di foggia antiquata, erano sporchi e laceri, e da polsi e caviglie gli pendevano pesanti manette e polverosi ceppi. Mio caro signore, disse l'ambasciatore americano, devo proprio insistere perché oliate queste catene. E a tale scopo vi ho portato un flacone di lubrificante Tammany Rising Sun. Si dice che sia straordinariamente efficace con una sola applicazione. E sulla confezione sono riportate diverse testimonianze rilasciate da alcuni dei nostri più eminenti teologi che ne attestano l'effetto. Ve lo lascerò qui, vicino alle candele della camera da letto, e sarò lieto di fornirvene dell'altro qualora dovreste averne bisogno. Con queste parole, l'ambasciatore statunitense posò il flacone su un tavolino di marmo e, chiusa la porta della sua stanza, tornò a dormire. Per un momento, il fantasma di Canterville rimase pressoché paralizzato per l'indignazione. Poi, dopo aver scagliato con forza la bottiglia sul pavimento ben lucidato, fuggì lungo il corridoio, emettendo gemiti spaventosi ed emanando una spettrale luce verdastra. Non appena ebbe raggiunto la sommità dell'imponente scalinata di legno di quercia, tuttavia, si spalancò una porta. Fecero la loro comparsa due figurette ammantate di bianco e un enorme cuscino sfrecciò, sibilando, ad un soffio dalla sua testa. Chiaramente non c'era tempo da perdere, e così, scegliendo al volo la quarta dimensione dello spazio come via di fuga, il fantasma svanì passando attraverso i pannelli in legno e la casa tornò di nuovo quieta. Quando raggiunse una stanzetta segreta nell'ala sinistra del castello, si appoggiò ad un raggio di luna per riprendere fiato e tentò di fare il punto della situazione. Mai nella sua brillante e ininterrotta carriera di 300 anni era stato così grossolanamente insultato. Pensò alla ricca duchessa vedova che aveva spaventata a morte, facendole venire una crisi di nervi mentre si specchiava con i suoi pizzi e diamanti. Alle quattro domestiche a cui aveva procurato un attacco isterico solo sorridendo attraverso le tendine di una delle camere per gli ospiti. Al pastore della parrocchia,
al quale aveva spento le candele con un soffio quando, a notte fonda, era uscito dalla biblioteca e che da allora era in cura da Sir William Galla, torturato da disordini nervosi piuttosto seri. E a Madame de Trémouillac, che svegliatosi un mattino di buon'ora e avendo visto uno scheletro seduto sulla poltrona accanto al fuoco a leggere il suo diario, era stata costretta a letto per 6 settimane con un attacco di febbre cerebrale e appena guarita si era riconciliata con la Chiesa e aveva troncato qualsiasi legame con il famoso scettico Monsieur de Voltaire. Ricordò la notte terribile in cui il crudele Lord Canterville era stato trovato nel suo guardaroba mezzo soffocato, con il fante di quadri infilato in gola, e aveva confessato, appena prima di morire, di aver sottratto 50.000 sterline a Charles James Fox, barando al gioco proprio con quella carta, al Crockford's Club, giurando che era stato il fantasma a costringerlo a inghiottirla. Gli tornarono di nuovo alla mente tutte le sue imprese. Dal maggiordomo che si era sparato nella dispensa per aver visto una mano verde bussare al vetro della finestra, alla bellissima Lady Statfield che era stata obbligata ad indossare sempre un nastro di velluto nero intorno alla gola per nascondere le impronte di 5 dita impresse a fuoco sulla sua candida pelle, e che si era infine lasciata annegare nel laghetto delle carpe in fondo a King's Walk. Con l'entusiastico egotismo del vero artista, ripercorse le sue più famose performance, sorridendo amaramente fra sé nel richiamare alla mente la sua ultima apparizione nei panni di Ruben il Rosso, ovvero l'infante strozzato. Il suo debutto come Gibeone il Magro, ovvero il vampiro di Bexley Moor, e il furore che aveva suscitato in una splendida sera di giugno, limitandosi semplicemente a giocare a birilli con le proprie ossa sul terreno del campo da tennis. E dopo tutto ciò, ecco arrivare dei disgraziati, moderni americani che gli offrivano del lubrificante Rising Sun e gli tiravano i cuscini in testa. Era assolutamente intollerabile. Inoltre, nessun fantasma era stato mai trattato in quella maniera. Così decise di vendicarsi e rimase fino all'alba assorto in profonde meditazioni. 3. Il mattino seguente, quando gli Otis si incontrarono a colazione, la discussione sul fantasma si protrasse piuttosto a lungo. L'ambasciatore degli Stati Uniti fu naturalmente un po' contrariato nello scoprire che il suo dono non era stato accettato. Non ho alcuna intenzione, disse, di fare del male al fantasma, e devo dire che, considerato il lungo periodo che ha trascorso in questa dimora, non credo sia stato molto gentile tirargli i cuscini. Un'osservazione giustissima, alla quale, mi dispiace dirlo, i due gemelli scoppiarono in una fragorosa risata. D'altra parte, continuò Mister Otis, se rifiuta ancora di usare il lubrificante Rising Sun, saremo costretti a levargli le catene.
Sarebbe impossibile dormire con un simile baccano fuori dalla camera da letto. Il resto della settimana trascorse tuttavia indisturbato, e l'unico evento che suscitò l'interesse generale fu la continua ricomparsa della macchia di sangue sul pavimento della biblioteca. Era davvero strano, in effetti. Dal momento che la porta veniva chiusa a chiave ogni notte da Mister Otis e le finestre erano rigorosamente sprangate dall'interno. Il colore camaleontico della macchia, inoltre, suscitò una gran quantità di commenti. Alcune mattine era di un rosso scuro, quasi indiano, altre volte era vermiglia. Altre ancora di un viola acceso. E una volta che la famiglia si era riunita per la preghiera comunitaria, secondo il semplice rito della libera chiesa episcopale riformata d'America, la scoprirono di un vivido colore verde smeraldo. Questi cambiamenti caleidoscopici, naturalmente, li divertivano moltissimo e ogni sera si raccoglievano scommesse al riguardo. L'unica persona a non stare al gioco era la piccola Virginia, che per qualche inesplicabile ragione appariva sempre molto turbata alla vista della macchia di sangue ed era quasi scoppiata in lacrime il mattino che l'avevano trovata verde smeraldo. La seconda apparizione del fantasma si verificò la domenica notte. Poco dopo essere andati a letto, gli Otis vennero improvvisamente messi in allarme da uno spaventoso frastuono proveniente dall'atrio. Si precipitarono giù dalle scale e scoprirono che un'enorme, antica armatura si era staccata dal piedistallo ed era caduta sul pavimento di pietra, mentre il fantasma di Canterville stava seduto su una sedia dallo schienale alto, strofinandosi le ginocchia con un'espressione di acuta sofferenza in viso. I gemelli, che avevano portato con sé le loro cerbottane, gli scaricarono immediatamente addosso due raffiche di palline, con quella precisione di mira che si ottiene solo dopo un'assidua e scrupolosa pratica sul proprio insegnante di lettere. Mentre l'ambasciatore gli puntò contro il suo revolver e gli intimò, in conformità all'etichetta californiana, di alzare le mani. Il fantasma si alzò di scatto con un selvaggio grido di rabbia. Passò tra di loro come nebbia, spegnendo la candela di Washington Otis, e si dileguò, lasciandoli nel buio più assoluto. Arrivato in cima alle scale, riprese il controllo e decise di sfoderare il suo rinomato scoppio di risa demoniache, che in più di un'occasione si era dimostrato estremamente utile. Si diceva che in una sola notte avesse fatto diventare grigia la parrucca di Lord Raker e con assoluta certezza aveva indotto tre delle governanti francesi di Lady Canterville a dare il preavviso di licenziamento prima che fosse trascorso il mese di prova. Si esibì quindi nella sua risata più orribile, che risuonò ripetutamente sul vecchio soffitto a volta, ma la spaventosa eco si era appena smorzata quando una porta si aprì e Mrs. Otis fece capolino in una leggerissima vestaglia azzurra. «Temo che non stiate affatto bene», disse.
E così vi ho portato una bottiglia di tintura del dottor Dobell. Se si tratta di indigestione, scoprirete che è un ottimo rimedio. Il fantasma le indirizzò uno sguardo furente e incominciò immediatamente i preparativi per trasformarsi in un enorme cane nero, talento questo per cui era giustamente rinomato, e al quale il medico di famiglia imputava l'idiozia permanente dello zio di Lord Canterville, l'onorevole Thomas Horton. Un rumore di passi che si avvicinavano, tuttavia, lo indusse a desistere dal suo ferale proposito. Così si accontentò di ammantarsi di una vaga fosforescenza e svanì con un gemito profondo e sepolcrale appena prima che i gemelli lo raggiungessero. Quando arrivò in camera sua, crollò completamente, in preda ad una violentissima agitazione. La volgarità dei gemelli e il rozzo materialismo di Mrs. Otis erano senza dubbio molto spiacevoli. Ma ciò che lo contrariava di più in realtà era non essere riuscita ad indossare la vecchia armatura. Aveva sperato che persino quei moderni americani si sarebbero spaventati nel vedere uno spettro in armatura, se non altro per il rispetto nei confronti del loro poeta nazionale Longfellow, le cui poesie piacevoli e raffinate gli avevano spesso tenuto compagnia per lunghe ore mentre i Canterville erano in città. Tra l'altro, quella era proprio la sua armatura. L'aveva indossata con successo al torneo di Kenilworth e aveva ricevuto moltissimi complimenti, niente meno che dalla regina vergine in persona. Eppure, quando se l'era messa, era stato sopraffatto dal peso della corazza e dell'elmo d'acciaio ed era caduto pesantemente sul pavimento di pietra, sbucciandosi entrambe le ginocchia e spellandosi le nocche della mano destra. In seguito a questi avvenimenti, il fantasma fu per alcuni giorni gravemente ammalato e non uscì dalla sua camera se non per mantenere in buono stato la macchia di sangue. Comunque, prendendosi molta cura di sé, si riprese e decise di fare un terzo tentativo per spaventare l'ambasciatore americano e la sua famiglia. Scelse venerdì 17 agosto per la sua apparizione e trascorse la maggior parte di quella giornata a rovistare nel suo guardaroba, optando infine per un ampio cappello a tesa larga con una piuma rossa, un sudario provvisto di trine ai polsi e al collo e una daga arrugginita. Verso sera si scatenò un violento temporale, con il vento che soffiava così forte da far sbattere e scricchiolare tutte le porte e le finestre della casa. In effetti, era proprio quello il tempo che il fantasma prediligeva. Il suo piano di battaglia era questo. Avrebbe raggiunto silenziosamente la camera di Washington Otis. Avrebbe farfugliato parole senza senso ai piedi del suo letto e si sarebbe pugnalato 3 volte alla gola con una musica lenta in sottofondo. Nutriva nei confronti di Washington un risentimento particolare, perché sapeva che era lui ad avere l'abitudine di rimuovere la famosa macchia di sangue di Canterville con l'aiuto dello straordinario smacchiatore Pinkerton.
Dopo aver ridotto quel giovane sconsiderato e incosciente in una condizione di estremo terrore, sarebbe passato alla stanza occupata dall'ambasciatore degli Stati Uniti e da sua moglie, dove avrebbe piazzato una mano viscida e fredda sulla fronte di Miss Otis, sussurrando contemporaneamente all'orecchio del tremante marito gli orrendi segreti degli ossari. Per quel che riguardava la piccola Virginia, non aveva ancora deciso cosa fare. Lei non lo aveva mai offeso in alcun modo ed era carina e gentile. Qualche cupo gemito dal guardaroba, pensava, sarebbe stato più che sufficiente. Oppure, se non fosse riuscita a svegliarla, avrebbe potuto afferrare il copriletto con adunche dite da paralitico. Quanto ai gemelli, era decisa a dar loro una bella lezione. La prima cosa da fare, naturalmente, era sedersi sul loro petto, in modo da provocare l'opprimente sensazione di un incubo. Poi, visto che i letti erano molto vicini l'uno all'altro, si sarebbe piazzati in mezzo a loro nella forma di un cadavere verde e freddo come il ghiaccio, facendoli rimanere paralizzati dalla paura. E infine, dopo essersi tolto il sudario, avrebbe strisciato per la stanza con bianche sbiadita ossa e un solo occhio roteante, nei panni di Daniel il muto o lo scheletro suicida, ruolo questo con cui aveva spesso prodotto un effetto notevole e che lui considerava alla pari della sua famosa interpretazione di Martin il maniaco, ovvero il mistero in maschera. Alle 10:30 sentì la famiglia andare a letto. Per un po' fu disturbato dai selvaggi scoppi di risa dei gemelli, che si stavano evidentemente divertendo con la spensierata allegria dei ragazzini prima di ritirarsi per la notte. Ma alle 11:15 la casa era immersa nel silenzio. E quando scoccò la mezzanotte, il fantasma si precipitò fuori. Il gufo picchiettava contro i vetri delle finestre. Il corvo gracchiava in cima all'albero di tasso e il vento si aggirava gemendo intorno alla casa come un'anima perduta. Ma la famiglia Otis dormiva, inconsapevole del proprio destino. E al di sopra del rumore della pioggia e del temporale si sentiva sentire il costante russare dell'ambasciatore degli Stati Uniti. Il fantasma uscì furtivamente dai pannelli che rivestivano la parete con un malvagio sorriso che gli incurvava la bocca crudele e raggrinzita, e la luna nascose il suo volto dietro una nuvola mentre passava fluttuando davanti all'ampio bovindo, dove scintillavano l'azzurro e l'oro del suo blasone e di quello della moglie assassinata. Avanzò scivolando come un'ombra malvagia, mentre le tenebre stesse sembravano ritrarsi con orrore al suo passaggio. A un certo punto gli parve di udire un richiamo e si fermò. Ma era solo un cane della fattoria rossa che abbaiava. Quindi continuò ad avanzare, borbottando oscure maledizioni del XVI secolo, agitando di tanto in tanto la daga arrugginita nell'aria di mezzanotte. Finalmente raggiunse l'angolo del corridoio che conduceva alla stanza dello sfortunato Washington. Si soffermò per qualche istante,
con il vento che gli soffiava sul viso i lunghi riccioli grigi e faceva turbinare in pieghe grottesche e bizzarre l'orrore senza nome del suo sudario. Poi l'orologio scoccò il quarto e lui sentì che era giunto il momento. Ridacchiò tra sé e sé e svoltò l'angolo. Ma non appena l'ebbe fatto, cadde all'indietro con un patetico urlo di terrore, coprendosi il viso esangue con le lunghe mani ossute. Proprio di fronte a lui stava un orrendo spettro, immobile come una statua, mostruoso come gli incubi di un folle. Aveva la testa calda e lucida, un viso rotondo, grasso e bianco, e un sorriso odioso sembrava aver distorto i suoi lineamenti in un eterno sogghigno. Dagli occhi uscivano raggi di luce scarlatta, mentre la bocca era un enorme pozzo di fuoco, e un'orribile veste, simile alla sua, fasciava come una silenziosa coltre di neve quella forma titanica. Sul petto avevo un cartello su cui erano stati tracciati misteriosi segni in caratteri antichi. Una qualche infamante pergamena sembrava testimonianza di orrendi peccati o di una spaventosa lista di delitti. E con la mano destra brandiva una scintillante falce d'acciaio. Non avendo mai visto uno spettro prima d'allora, naturalmente lui si spaventò moltissimo e dopo aver lanciato un secondo rapido sguardo all'orribile spirito, fuggì di nuovo nella sua stanza, inciampando nel lungo sudario mentre correva per di fiato per il corridoio e lasciando addirittura cadere la daga arrugginita in uno degli stivali dell'ambasciatore, dove fu trovata il mattino successivo dal maggiordomo. Una volta raggiunta l'intimità dei suoi appartamenti, il fantasma si lasciò cadere su un misero pagliericcio e nascose il viso sotto le coperte. Dopo un po', tuttavia, il coraggioso vecchio spirito dei Canterville riemerse. E lui decise che non appena si fosse fatto giorno sarebbe andato a parlare con l'altro fantasma. Così, quando le prime luci dell'alba colorarono d'argento le cime delle colline, tornò nel luogo in cui per la prima volta aveva posato gli occhi su quel tenebroso spirito, convinto in cuor suo che due spettri fossero comunque meglio di uno e che con l'aiuto del suo nuovo amico avrebbe potuto combattere più efficacemente i due gemelli. Arrivato sul posto, però, uno spettacolo orribile si offrì ai suoi occhi. Evidentemente era successo qualcosa a fantasma, perché la luce si era completamente affievolita nell'incavo dei suoi occhi. La falce scintillante gli era caduta di mano e lui stava appoggiato alla parete in una posizione innaturale e scomoda. Si affrettò a raggiungerlo e lo prese tra le braccia, ma col suo grande orrore la testa del suo collega rotolò sul pavimento. Il corpo si accasciò su se stesso e lui si ritrovò ad afferrare la tendina bianca di un baldacchino con una scopa, un grosso coltello da cucina e una zucca a cava ai suoi piedi. Incapace di comprendere quella bizzarra trasformazione, afferrò con febbrile velocità il cartello e alla grigia luce del mattino lesse queste parole spaventose: fantasma della famiglia Otis.
il solo vero e autentico spettro. Diffidare delle imitazioni. Tutti gli altri sono contraffazioni. E allora il tutto gli fu chiaro. Era stato ingannato, battuto e ridicolizzato. Nei suoi occhi balenò l'antico sguardo dei Canterville. Digrignò le gengive sdentate. E sollevando le mani rugose sopra la testa, giurò, secondo le pittoresche formule dell'antica scuola, che quando Chanticleer avesse fatto risuonare per due volte il suo allegro corno, sarebbero state compiute azioni cruente e l'omicidio si sarebbe aggirato per quella casa con passo silenzioso. Aveva a malapena finito di pronunciare quella terribile maledizione che dal tetto di tegole rosse di una lontana fattoria arrivò il canto di un gallo. Il fantasma scoppiò in una cupa amara risata e aspettò. Aspettò ore e ore, ma il gallo, per qualche strana ragione, non cantò di nuovo. Infine, alle 7:30 l'arrivo delle cameriere lo costrinse ad interrompere l'ansiosa veglia e il fantasma fece ritorno con passo pesante alla sua camera, pensando al vano giuramento e ai propositi miseramente falliti. Lì consultò diversi libri antichi di genere cavalleresco, di cui era un ardente appassionato, e scoprì che ogni volta che era stata pronunciata quella maledizione, Chanticleer aveva sempre cantato una seconda volta. Che sia dannato quel perfido pennuto, mormorò. Ho visto giorni in cui gli avrei trafitto la gola con la mia robusta lancia. E l'avrei costretto a cantare per me nell'agonia della morte. Poi si ritirò in una comoda bara di piombo e ci rimase fino a sera. 4. Il giorno seguente il fantasma era molto debole e affaticato. La terribile eccitazione delle ultime 4 settimane iniziava a fare effetto. Aveva i nervi irrimediabilmente scossi e sobbalzava al minimo rumore. Rimase in camera sua per 5 giorni e alla fine decise di lasciar perdere la macchia di sangue sul pavimento della biblioteca. Se la famiglia Otis non la voleva, era chiaro che non la meritava. Evidentemente erano persone che concepivano solo il lato materiale della vita e non sapevano apprezzare il valore simbolico dei fenomeni paranormali. Quella delle manifestazioni dei fantasmi e dello sviluppo dei corpi astrali era certo una questione assai diversa e su cui lui non aveva alcun controllo. Era suo solenne dovere apparire nei corridoi una volta alla settimana e borbottare misteriose frasi senza senso dall'ampio bovindo il primo e il terzo venerdì di ogni mese. E non riusciva a immaginare come si sarebbe potuto sottrarre onorevolmente ai suoi obblighi. Era senza dubbio vero che aveva trascorso un'esistenza malvagia, ma d'altra parte era sempre stato eccezionalmente coscienzioso in tutto ciò che era legato al soprannaturale. Di conseguenza, per i 3 sabati successivi, attraversò il corridoio come di consueto tra mezzanotte e le 3 del mattino,
prendendo tutte le possibili precauzioni per non essere né visto né sentito. Si tolse gli stivali, camminò il più silenziosamente possibile sui vecchi pavimenti di legno rosi dai tarli. Indossò un ampio mantello di velluto nero e si premurò di oliare le sue catene con il lubrificante Rising Sun. Sono costretta ad ammettere che fu solo con grande difficoltà che si costrinse ad adottare quest'ultima precauzione. Tuttavia, una notte, mentre la famiglia era a cena, si intrufolò nella camera da letto di Mister Otis e gli sottrasse il flacone. In un primo momento si sentì un po' umiliato, ma d'altra parte aveva abbastanza buon senso da rendersi conto che si poteva dire un gran bene di quell'invenzione e che in una certa qual misura serviva al suo scopo. Eppure, nonostante tutto, non smisero di molestarlo. Nel corridoio venivano tese in continuazione delle corde sulle quali inciampava nell'oscurità. E una volta che si era travestito da Isacco il Nero o il cacciatore di Ogley Woods, fece una brutta caduta scivolando su una specie di scivolo spalmato di burro che i gemelli avevano costruito dall'ingresso della sala degli arazzi fino alla scalinata di legno di quercia. Quest'ultimo insulto lo mandò su tutte le furie, al punto che decise di fare ancora un tentativo per affermare la propria dignità e il proprio rango. La notte successiva sarebbe apparso ai due giovani e insolenti studenti di Eton vestendo i panni del famigerato personaggio Rupert il Temerario, ovvero il conte senza testa. Non appariva sotto quelle spoglie da più di 70 anni, da quando cioè aveva spaventato la graziosa Lady Barbara Modish, tanto da indurla a rompere immediatamente il fidanzamento con il nonno dell'attuale Lord Canterville e a fuggire a Gretna Green con l'attraente Jack Carleton, dichiarando che nulla al mondo l'avrebbe convinta a far parte di una famiglia che permetteva ad un orribile fantasma come quello di passeggiare sulla terrazza al crepuscolo. Il povero Jack fu poi ucciso in duello da Lord Canterville a Wandsworth Common, mentre Lady Barbara morì di crepacuore a Tunbridge Wells prima che fosse trascorso un anno. Quindi, dopo tutto, la sua esibizione si era rivelata un grande successo. Si trattava in effetti di un travestimento che richiedeva un trucco di scena piuttosto difficile da realizzare. E se mi è consentito usare un termine proprio del gergo teatrale in relazione a uno dei più grandi misteri del soprannaturale, o per usare un'espressione più scientifica della dimensione ultraterrena, e gli ci vollero 3 ore piene per concludere i preparativi. Quando infine tutto fu pronto, tuttavia, era abbastanza contento del proprio aspetto. Gli enormi stivali di cuoio da cavaliere che facevano parte del costume erano un po' troppo grandi per lui. Ed era riuscito a trovare solo una delle due pistole, ma tutto sommato era soddisfatto del risultato. E all'una e un quarto scivolò fuori dal rivestimento di legno della parete e avanzò lentamente lungo il corridoio.
Quando raggiunse la stanza occupata dai gemelli, che tra parentesi veniva chiamata camera azzurra per via del colore dei tendaggi, trovò la porta socchiusa. Poiché desiderava fare un'entrata d'effetto, la spalancò di colpo. Ed ecco che gli si rovesciò addosso un gran secchio d'acqua che lo inzuppò fino all'osso. E gli mancò la spalla sinistra di pochi pollici. Nello stesso istante sentì provenire dal letto a baldacchino uno scroscio di insolenti risate. Lo shock per il suo sistema nervoso fu tale che il malcapitato corse a rifugiarsi in camera sua in fretta e furia. E il giorno successivo fu costretto a letto da un fortissimo raffreddore. L'unica consolazione in tutta la faccenda fu che per fortuna non aveva portato con sé la testa, perché se l'avesse fatto le conseguenze avrebbero potuto essere molto serie. Da quel momento in poi abbandonò ogni speranza di riuscire a spaventare quella rozza famiglia americana e si accontentò, in linea di massima, di aggirarsi per il castello con pantofole di feltro, una spessa sciarpa rossa intorno al collo per proteggersi dalle correnti d'aria e un piccolo archibugio in caso avesse dovuto subire un attacco dei gemelli. Il colpo di grazia gli fu inferto il 19 settembre. Era sceso nel grande atrio d'ingresso, sicuro che almeno lì non lo avrebbero molestato, e si stava divertendo a fare apprezzamenti sarcastici sulle grandi fotografie che Saroni aveva scattato all'ambasciatore degli Stati Uniti e a sua moglie, e che avevano preso il posto degli antichi ritratti di famiglia dei Canterville. Indossava un semplice ma decoroso sudario, chiazzato di fango di cimitero. Si era legato la mascella con una stringa di lino giallo e reggeva una piccola lanterna e una vanga da becchino. In effetti vestiva i panni di Jonas senza tomba, ovvero il trafugatore di cadaveri di Chertsey Barn, una delle sue più notevoli interpretazioni, che i Canterville avevano buone ragioni di ricordare, dal momento che era stata la vera causa della lite con il loro vicino, Lord Rufford. Erano circa le 2:15 del mattino e per quanto era riuscita ad appurare, non c'era in giro nessuno. Era diretto in biblioteca per controllare se fossero rimaste tracce della macchia di sangue, quando all'improvviso, da un angolo buio, gli si precipitarono incontro due figure che agitavano selvaggiamente le braccia sopra il capo e che gli urlarono "Buh!" nelle orecchie. Preso dal panico, il che, date le circostanze, era una reazione assolutamente naturale, il fantasma volò su per le scale, dove trovò Washington Otis che lo aspettava con la grossa pompa per annaffiare il giardino. Così, accerchiato dai nemici e quasi sul punto di arrendersi, svanì all'interno della grande stufa di ferro, che fortunatamente per lui non era accesa, e fu costretta a raggiungere la sua stanza passando per la cappa del camino e per i comignoli, arrivandovi in terribili condizioni di sporcizia, disordine e disperazione. Da quel momento in poi non venne più visto in nessuna spedizione notturna.
I gemelli rimasero appostati ad attenderlo in diverse occasioni e tutte le notti cospargevano il pavimento di gusci di noccioline con grande disappunto dei loro genitori e dei domestici, ma invano. Era evidente che i suoi sentimenti erano stati feriti così profondamente che non sarebbe apparso. Pertanto, Mister Otis riprese il suo immane lavoro sulla storia del Partito Democratico, che lo impegnava ormai da diversi anni. Mrs. Otis organizzò una magnifica grigliata di pesce che sbalordì gli abitanti della zona. I ragazzi si dedicarono al poker, alla crosse, alle usciere e ad altri giochi tipicamente americani. Virginia cavalcò sul suo pony per i dintorni, accompagnata dal giovane duca di Cheshire, che era arrivata a Canterville Chase per trascorrervi l'ultima settimana di vacanza. Tutti erano convinti che il fantasma fosse andato via. E Mister Otis scrisse a questo proposito una lettera a Lord Canterville che gli rispose esprimendo il proprio compiacimento per la notizia e inviò le sue più sentite congratulazioni alla gentile moglie dell'ambasciatore. Gli Otis tuttavia si sbagliavano perché il fantasma era ancora nella casa. E benché al momento fosse quasi invalido, non era assolutamente pronto ad accantonare la questione. Soprattutto dopo aver sentito che tra gli ospiti ci sarebbe stato il giovane duca di Cheshire, il cui prozio, Lord Francis Stilton, un tempo aveva scommesso 100 guinee con il colonnello Carbury, che avrebbe giocato a dadi con il fantasma di Canterville. E il mattino successivo era stato trovato lungo disteso sul pavimento della sala da gioco, completamente paralizzato. Tanto che, pur essendo vissuto fino a tarda età, non era più stato in grado di dire altro che doppio sei. La vicenda aveva fatto scalpore a quei tempi. Anche se ovviamente, per rispetto dei sentimenti delle due nobili famiglie, si era cercato di mettere tutto a tacere. E un resoconto completo delle circostanze connesse a quel fatto si può trovare nel terzo volume dei Ricordi del principe reggente e dei suoi amici, scritto da Lord Tuttle. Il fantasma dunque era ansioso di dimostrare che non aveva perso la propria influenza sugli Stilton, con i quali in effetti era imparentata alla lontana, dal momento che la sua prima cugina aveva sposato, an second nozis, il duca di Bulkeley, dal quale discendono in linea diretta, come tutti ben sanno, i duchi di Cheshire. Dunque il fantasma si preparò ad apparire al giovane spasimante di Virginia nei celebri panni del monaco vampiro, ovvero il Benedettino dissanguato. Un'esibizione così spaventosa che quando la vecchia Lady Startup vi aveva assistito nella fatale notte di San Silvestro dell'anno 1764 aveva iniziato ad emettere grida laceranti culminate in un violento colpo apoplettico, in seguito al quale 3 giorni più tardi era spirata dopo aver diseredato i Canterville, che erano i suoi parenti più prossimi, e aver lasciato tutto il denaro che possedeva al suo farmacista di Londra.
All'ultimo momento, tuttavia, il terrore dei gemelli gli impedì di lasciare la stanza e il giovane duca dormì in pace sotto il maestoso baldacchino piumato della camera da letto reale, sognando Virginia. 5. Qualche giorno dopo, Virginia e il suo ricciuto cavaliere uscirono per una cavalcata sui prati di Brockley, dove la giovane, mentre saltava una siepe, si strappò il vestito così malamente che, tornata a casa, pensò fosse meglio entrare dalla scala di servizio per non farsi vedere. Mentre passava davanti alla sala degli arazzi, la cui porta era casualmente spalancata, le sembrò di vedere qualcuno dentro la stanza e, pensando che si trattasse della cameriera di sua madre, che talvolta andava lì a lavorare, si affacciò per chiederle di rammendare il suo abito. Con immensa sorpresa, invece, si trovò davanti il fantasma di Canterville in persona. Seduto vicino alla finestra, guardava l'oro opaco degli alberi ingialliti librarsi nell'aria e le foglie rosse danzare come impazzite lungo il viale. Aveva la testa appoggiata alla mano e tutto nella sua postura tradiva una grande depressione. In effetti sembrava così disperato e male in arnese che la piccola Virginia, il cui primo impulso era stato di scappare via e chiudersi a chiave in camera sua, si sentì colmare di pietà e decise di provare a consolarlo. Il suo passo era così leggero e così profonda la malinconia del fantasma che quest'ultimo non si rese conto della sua presenza fino a quando non gli rivolse la parola. «Sono terribilmente dispiaciuta per voi», gli disse, «ma i miei fratelli torneranno a Eton domani. E allora, se vi comporterete bene, nessuno vi darà più fastidio. È assurdo che mi chiediate di comportarmi bene», rispose il fantasma, guardando sbalordito la ragazzina che aveva avuto l'ardire di rivolgergli la parola. «Decisamente assurdo. Io devo far cigolare le mie catene e gemere dai buchi delle serrature e aggirarmi per la casa di notte, se è questo ciò che intendete dire. È l'unica ragione della mia esistenza. Non è affatto una buona ragione, e voi sapete bene di essere stato molto cattivo. Il giorno in cui siamo arrivati, Mrs. Hamney ci ha raccontato che avete ucciso vostra moglie». «Beh, sì, lo ammetto», disse il fantasma con tono petulante, «ma si trattava di un problema di famiglia che non riguarda nessun altro». «Uccidere è sbagliato», sentenziò Virginia, che a volte si esprimeva con una dolce solennità puritana ereditata da alcuni antenati del New England. «Oh, detesto la severità a buon mercato dell'etica astratta. Mia moglie era una donna insignificante. Le mie gorgiere non erano mai inamidate come si deve e non sapeva cucinare per niente. Caspita, avevo sparato ad un cervo nella foresta di Ogley, un capo davvero magnifico. E sapete come l'ho fatta arrivare in tavola? Comunque, non ha più importanza ormai, visto che è acqua passata. Ma non credo che sia stato molto carino nemmeno che i suoi fratelli mi abbiano fatto morire di fame, anche se l'avevo uccisa». «Vi hanno fatto morire di fame? Oh, signor fantasma, volevo dire, Sir Simon, siete affamato? Ho un panino nella borsa, lo volete?
No, grazie, non ho più bisogno di mangiare adesso. Ma è molto gentile da parte vostra, tutto sommato. E voi siete molto più carina del resto della vostra orribile, rozza, volgare e disonesta famiglia. Basta così, esclamò Virginia, battendo un piede per terra. Siete voi ad essere rozzo, orribile e volgare. E quanto alla disonestà, sapete bene che siete stato voi a rubare i colori della mia scatola da disegno per mantenere fresca e lucida quella ridicola macchia di sangue in biblioteca. Prima mi avete consumato tutti i rossi, compreso il vermiglio. Così non ho più potuto dipingere tramonti. Poi avete preso addirittura il verde smeraldo e il giallo cromo. E alla fine non mi sono rimasti che l'indaco e il biancavorio. Così ho potuto dedicarmi soltanto alle scene al chiaro di luna, che sono sempre deprimenti da guardare e per niente facili da realizzare. Io non vi ho mai dato la colpa, anche se ero molto scocciata. E la situazione era a dir poco ridicola. Chi ha mai sentito parlare di sangue verde smeraldo? Beh, in effetti, disse il fantasma con tono piuttosto mite, cos'altro potevo fare? È difficile al giorno d'oggi procurarsi del sangue vero. E dato che è stato vostro fratello ad iniziare con il suo imbattibile smacchiatore, non vedo perché non avrei dovuto prendere i vostri colori. E per quanto riguarda la tonalità, beh, è solo una questione di gusto. I Canterville hanno sangue blu, per esempio, il più blu di tutta l'Inghilterra. Ma so che agli americani non importa nulla di queste cose. Non sapete proprio niente dell'America, invece. E la cosa migliore che potreste fare sarebbe migrare e perfezionare le vostre conoscenze. Mio padre sarà ben felice di procurarvi un viaggio gratis. E benché ci sia una pesante imposta da pagare per gli spiriti di tutti i tipi, alcolici o meno, non ci saranno problemi alla dogana. Dal momento che i funzionari sono tutti democratici. Una volta arrivata a New York, sicuramente avrete un gran successo. Conosco un sacco di gente che offrirebbe 100.000 dollari per avere un nonno e pagherebbe ancora di più per avere un fantasma di famiglia. Non credo che l'America mi piacerebbe. Suppongo sia perché non abbiamo ruderi antichi o altre curiosità, ribatté sarcastica Virginia. Né ruderi antichi né curiosità, rispose il fantasma, ma avete la vostra marina e le vostre maniere. Buonasera a voi. Andrò a chiedere a papà di concedere ai gemelli una settimana extra di vacanza. Per favore, non ve ne andate, Miss Virginia, esclamò lui. Sono così solo e infelice e davvero non so cosa fare. Vorrei andare a dormire e non posso. Questo è davvero ridicolo. Dovete semplicemente andare a letto e spegnere la candela. A volte è molto difficile restare svegli, soprattutto in chiesa. Ma addormentarsi non lo è affatto. Caspita, lo sanno fare persino i neonati. E certo non sono molto intelligenti. Non dormo da 300 anni, disse tristemente Sir Simon. E i magnifici occhi azzurri di Virginia si spalancarono per la sorpresa. Per 300 anni non ho dormito e sono così stanco. Virginia si fece molto seria e le sue piccole labbra tremarono come petali di rosa.
gli si avvicinò e, inginocchiandosi accanto a lui, guardò il suo vecchio viso rugoso. Povero, povero fantasma, mormorò. Non avete un posto dove andare a dormire? Molto lontano, al di là della pineta, le rispose con voce bassa e sognante, c'è un piccolo giardino. L'erba vi cresce alta e folta. Vi sono le grandi stelle bianche dei fiori della cicuta e il lucignolo canta tutta la notte. Per tutta la notte canta, mentre la fredda luna di cristallo guarda in giù e il tasso tende le sue gigantesche braccia sui dormienti. Gli occhi di Virginia si offuscarono di lacrime e le sue mani salirono a coprirle il viso. Parlate del giardino della morte, sussurrò. Sì, la morte. Deve essere così bello morire, giacere nella terra scura e soffice, con l'erba che ondeggia sopra la testa e ascoltare il silenzio. Non avere né ieri né domani. Dimenticare il tempo, dimenticare la vita, trovare la pace. Voi potreste aiutarmi. Voi potreste spalancare per me le porte della casa della morte, poiché l'amore vi sta sempre accanto e l'amore è più forte della morte. Virginia tremò, un brivido ghiacciato le corse giù per la schiena e per alcuni minuti regnò il più assoluto silenzio. Si sentiva come nel bel mezzo di un incubo spaventoso. Poi il fantasma parlò di nuovo, e la sua voce parve il sospiro del vento. Avete mai letto l'antica profezia che si trova sulla finestra della biblioteca? Oh, spesso, esclamò la ragazzina sollevando lo sguardo. La conosco bene. È scritta in bizzarri caratteri neri ed è difficile da leggere. Ci sono solo 6 versi. Quando una fanciulla dal crine dorato strapperà preghiere dalle labbra del peccato, quando il mandorlo sterile frutto darà e un'innocente lacrima verserà, allora nella casa tornerà la quiete e Canterville infine troverà la pace. Ma non so che cosa significhino. Vuole dire, disse tristemente il fantasma, che dovrete piangere per i miei peccati al mio posto, perché io non ho lacrime, e dovrete pregare per la mia anima insieme a me, perché io non ho fede. E a quel punto, se sarete stata sempre dolce, buona e gentile, l'angelo della morte avrà pietà di me. Vedrete terrificanti figure nelle tenebre e voci malvagie vi sussurreranno all'orecchio, ma non vi faranno alcun male, perché contro la purezza di un bambino le forze dell'inferno non possono prevalere. Virginia non rispose e il fantasma si torse le mani per la disperazione, abbassando lo sguardo sul suo biondo capo chino. Improvvisamente Virginia si alzò in piedi, molto pallida in viso e con una strana luce negli occhi. Non ho paura, disse con fermezza, e chiederò all'angelo di avere pietà di voi. Il fantasma si alzò dalla sedia con un sommesso grido di gioia. E prendendole la mano si chinò con grazia antiquata e gliela baciò. Le sue dita erano fredde come il ghiaccio e le sue labbra bruciavano come fuoco, ma Virginia non ebbe la minima esitazione quando lui la guidò attraverso il salone immerso nella luce del tramonto. Sulla tappezzeria verde, ormai sciupata,
erano ricamate piccole figure di cacciatori. Soffiavano nei loro corni ornati di nastri e agitando le minuscole manine le facevano segno di tornare indietro. Torna indietro, piccola Virginia, gridavano. Torna indietro. Ma il fantasma le strinse la mano con maggior fermezza e lei chiuse gli occhi per non vedere i cacciatori. Orribili animali con code di lucertola e occhi sporgenti la sbirciavano dalla mensola del caminetto scolpito e mormorarono: Attenta, piccola Virginia, stai in guardia, potremmo non vederti mai più. Ma il fantasma scivolò via ancor più in fretta e Virginia non li ascoltò. Quando raggiunsero l'estremità della stanza, Sir Simon si fermò e borbottò alcune parole che lei non riuscì a capire. Quando riaprì gli occhi, vide la parete svanire lentamente come nebbia, lasciando il posto a una caverna buia. Un vento ghiacciato turbinava intorno a loro. E la fanciulla sentì qualcosa tirarle il vestito. Svelta, svelta, esclamò il fantasma, o sarà troppo tardi. E in un batter d'occhio il pannello di legno si chiuse alle loro spalle e la sala degli arazzi rimase deserta. 6. Circa 10 minuti dopo suonò la campanella per il tè e visto che Virginia non si decideva a scendere, Mrs. Otis mandò uno dei valletti al piano superiore per chiamarla. Dopo un po' il domestico tornò e disse di non essere riuscita a trovarla da nessuna parte. Dal momento che la ragazza aveva l'abitudine di andare tutte le sere in giardino a raccogliere fiori per la tavola, Mrs. Otis in un primo momento non si allarmò. Ma quando scoccarono le 6 e Virginia ancora non era comparsa, iniziò a preoccuparsi seriamente. E mandò i ragazzi a cercarla fuori, mentre lei e Mister Otis passavano in rassegna tutte le stanze della casa. Alle 6:30 i ragazzi tornarono e dissero di non essere riusciti a trovare traccia della sorella da nessuna parte. A quel punto erano tutti molto agitati e non sapevano cosa fare. Quando improvvisamente Mister Otis ricordò che qualche giorno prima aveva dato ad un gruppo di zingari il permesso di accamparsi nel parco. Quindi uscì in tutta fretta, diretto a Blackfell Hollow, dove sapeva di trovarli, accompagnato dal figlio maggiore e da due garzoni. Il giovane duca di Cheshire, fuori di sé per l'ansia, pregò e supplicò che gli permettessero di accompagnarli, ma Mister Otis non glielo consentì perché temeva che si sarebbe potuta scatenare una rissa. Quando arrivò sul posto, tuttavia, scoprì che gli zingari se n'erano andati. Ed era evidente che la loro era stata una partenza piuttosto improvvisa, visto che il fuoco era ancora acceso e qui sul prato erano sparpagliati dei piatti. Dopo aver mandato Washington e due domestici a perlustrare le vicinanze, l'ambasciatore corse a casa e spedì telegrammi a tutti gli ispettori di polizia della contea, pregandoli di cercare una ragazzina che era stata rapita da alcuni vagabondi o dagli zingari.
Poi ordinò che gli sellassero il cavallo e dopo aver insistito perché sua moglie e i tre ragazzi cenassero, partì a sprombattuto per Ascot insieme ad un mozzo di stalla. Non aveva percorso nemmeno 2 miglia quando si accorse che qualcuno li seguiva al galoppo. E guardandosi intorno, vide il giovane duca arrivare a cavallo del suo pony, con il viso arrossato e senza cappello. «Sono terribilmente dispiaciuto, Mister Otis», balbettò il giovane, «ma non riuscirò a toccare cibo fino a quando non avremo ritrovato Virginia. Per favore, non si arrabbi. Se ci aveste permesso di fidanzarci l'anno scorso, tutto questo non sarebbe mai successo. Non mi manderete indietro, vero? Non posso, non voglio andare via». L'ambasciatore non poté fare a meno di sorridere di fronte all'ardire di quel bel giovanotto. E rimase profondamente colpito dalla sua devozione per Virginia. Così, scendendo da cavallo, gli diede un colpetto amichevole sulla spalla e disse: «Ebbene, Cecil, se non volete tornare indietro, immagino che dobbiate venire con me. Ma ad Ascot dovrò procurarvi un cappello». «Che mi importa del cappello? Io voglio Virginia!» esclamò il giovane duca ridendo, e i due si avviarono al galoppo verso la stazione ferroviaria. Qui, Mister Otis chiese al capostazione se qualcuno che corrispondeva alla descrizione di Virginia fosse stato visto al binario, ma nessuno seppe dargli notizie della figlia. Il capostazione, tuttavia, telegrafò a tutte le stazioni della linea e gli assicurò che avrebbero tenuto sotto stretto controllo la situazione. E così, dopo aver comprato un cappello per il giovane duca da una merciaia che stava per chiudere il negozio, Mister Otis partì alla volta di Bexley, un villaggio a circa 4 miglia di distanza che, secondo quanto gli era stato riferito, era frequentato dagli zingari, perché poco lontano c'era un grosso mercato. Qui svegliarono un poliziotto, ma non riuscirono ad ottenere da lui alcuna informazione. E dopo aver battuto a cavallo tutta la zona, fecero voltare gli animali e tornarono a casa. Raggiunsero Canterville Chase alle 11 circa, stanchi morti e con il cuore a pezzi. Trovarono Washington e i gemelli ad aspettarli ai cancelli con le lanterne, perché il viale d'ingresso era molto buio. Di Virginia ancora non c'era traccia. Avevano raggiunto gli zingari sui prati di Broxley, ma la ragazza non era con loro. E questi ultimi avevano spiegato la loro improvvisa partenza affermando di essersi sbagliati sulla data della fiera di Corton e di essere partiti in fretta e furia per paura di arrivare troppo tardi. Anzi, erano molto dispiaciuti per la scomparsa di Virginia, perché erano grati a Mister Otis di aver permesso loro di accamparsi nel suo parco. E quattro di loro si erano messi a disposizione dell'ambasciatore per aiutarlo nelle ricerche. Venne dragato anche il laghetto delle carpe. E l'intera dimora fu perlustrata da cima a fondo, ma senza alcun risultato. Era evidente che per quella notte almeno Virginia non sarebbe stata restituita loro.
E fu in uno stato di profonda depressione che Mister Otis e i ragazzi si incamminarono verso casa, mentre lo stalliere li seguiva conducendo per le briglie i due cavalli e il pony. Nell'atrio trovarono un gruppo di domestici spaventati e sdraiata sul divano della biblioteca c'era la povera Mrs. Otis, quasi fuori di sé per il terrore e l'angoscia, mentre l'anziana governante le faceva impacchi di acqua di colonia sulla fronte. Per prima cosa, Mister Otis insistette perché mangiasse qualcosa e ordinò che venisse servita una minestra per tutti. Fu un pasto malinconico, durante il quale quasi nessuno parlò. Persino i gemelli erano silenziosi e sconsolati, dal momento che erano molto affezionati alla sorella. Quando ebbero terminato, nonostante le suppliche del giovane duca, Mister Otis ordinò a tutti di andare a letto, dicendo che per quella notte non si sarebbe potuto fare nulla di più e che il mattino seguente avrebbe telegrafato a Scotland Yard per far venire al più presto degli investigatori. Proprio mentre uscivano dalla sala da pranzo, l'orologio della torre iniziò a scandire la mezzanotte. E all'ultimo rintocco sentirono uno schianto e un improvviso, acutissimo grido. Un tuono terrificante fece tremare la casa. L'eco di una musica spettrale aleggiò nell'aria. Un pannello di legno in cima alle scale si aprì rumorosamente e sul pianerottolo, pallida come uno straccio e con un piccolo scrigno tra le mani, comparve Virginia. In un istante tutti le si strinsero attorno. Mrs. Otis la abbracciò con trasporto. Il duca la tempestò di baci e i gemelli eseguirono una selvaggia danza di guerra tutto intorno al gruppo. Dio del cielo, bambina, dove sei stata? Disse Mister Otis piuttosto arrabbiato, pensando che avesse giocato loro un qualche stupido scherzo. Cecil e io abbiamo cavalcato per tutta la zona cercandoti e tua madre era spaventata da morire. Non azzardarti mai più a fare simili scherzi. Tranne che al fantasma, urlarono i gemelli facendo capriole tutto intorno. Mia cara, grazie a Dio ti abbiamo trovata. Non ti devi allontanare mai più dal mio fianco, mormorò Mrs. Otis, baciando la sua tremante figlioletta e lisciandole i capelli d'oro aggrovigliati. Papà, disse Virginia a bassa voce. Sono stata con il fantasma. È morto e devi venire a vederlo. È stato una persona molto cattiva, ma era sinceramente pentito di ciò che aveva fatto. E prima di morire mi ha regalato questo scrigno pieno di splendidi gioielli. L'intera famiglia la guardò con immenso stupore, ma la ragazza rimase seria e composta. Poi si voltò e li condusse attraverso l'apertura nel pannello giù per uno strettissimo corridoio segreto, mentre Washington la seguiva con una candela accesa che aveva preso al volo dal tavolo. Alla fine raggiunsero una massiccia porta di quercia costellata di grossi chiodi arrugginiti. Quando Virginia la toccò, si spalancò ruotando sui pesanti cardini e si trovarono tutti in una stanzetta con il soffitto a volta
e una minuscola finestrella con una grata. Nella parete era conficcato un enorme anello di ferro, al quale era incatenato uno scheletro disteso sul pavimento di pietra, che sembrava volesse afferrare con le lunghe dita senza carne un vecchio tagliere e una ciotola sistemati appena oltre la sua portata. La ciotola un tempo doveva essere stata piena d'acqua, dal momento che era rivestita di muffa verde. Sul tagliere, invece, non c'era niente, ad eccezione di un mucchietto di polvere. Virginia si inginocchiò accanto allo scheletro e, giungendo le manine, iniziò a pregare in silenzio, mentre il resto del gruppo guardava sbalordito la terribile tragedia, il cui segreto era stato finalmente rivelato. «Ehi!» esclamò all'improvviso uno dei gemelli che stava guardando fuori dalla finestra, cercando di scoprire in quale ala del castello si trovasse la stanzetta segreta. Ehi, il vecchio mandorlo rinsecchito e fiorito. Riesco a vedere i fiori alla luce della luna. Dio l'ha perdonato, disse con gravità Virginia alzandosi in piedi, e una luce meravigliosa parve illuminarle il viso. Siete un angelo, esclamò il giovane duca, gettandole le braccia al collo e baciandola. 7. 4 giorni dopo questi misteriosi avvenimenti, alle 11 di sera un corteo funebre partì da Canterville Chase. Il feretro era trainato da 8 cavalli neri, ciascuno con un enorme pennacchio di piume di struzzo che gli ondeggiava sulla testa, mentre la bara era coperta da un sontuoso manto viola sul quale era ricamato in oro lo stemma dei Canterville. Di fianco al feretro e alle carrozze camminavano i domestici, che tenevano in mano delle torce accese. La processione nel suo complesso era incredibilmente maestosa. Lord Canterville guidava il corteo funebre, essendo giunto espressamente dal Galles per presenziare alle esequie, e sedeva nella prima carrozza con la piccola Virginia. Seguivano l'ambasciatore degli Stati Uniti e sua moglie, poi Washington e i 3 ragazzi. E chiudeva il corteo la carrozza di Mrs. Amney. Erano stati tutti d'accordo sul fatto che, dal momento che era stata spaventata dal fantasma per più di 50 anni, aveva diritto a vederlo per l'ultima volta. In un angolo del cimitero era stata scavata una profonda fossa, proprio sotto il vecchio albero di tasso, e il reverendo Augustus Dampier celebrò la funzione con impressionante solennità. Quando la cerimonia giunse al termine, i domestici, secondo un'antica tradizione osservata della famiglia dei Canterville, spensero le torce e mentre la bara veniva calata nella fossa, Virginia fece un passo avanti e vi depose sopra una grande corona di fiori di mandorlo bianchi e rosa a forma di croce. Proprio in quel momento la luna fece capolino da dietro una nuvola e inondò con il suo quieto argenteo chiarore il minuscolo cimitero, mentre in un boschetto lontano un usignolo si mise a cantare. Virginia pensò alla descrizione che il fantasma aveva fatto del giardino della morte. I suoi occhi si offuscarono di lacrime
e per tutto il viaggio di ritorno rimase in silenzio. Il giorno seguente, prima che Lord Canterville facesse ritorno in città, Mister Otis parlò con lui dei gioielli che il fantasma aveva dato a Virginia. Erano di eccezionale splendore, soprattutto una collana di rubini con un'antica montatura veneziana, superbo esempio di oreficeria del XVI secolo. E il loro valore era così elevato che Mister Otis si faceva degli enormi scrupoli a permettere a sua figlia di accettarli. Mio caro Lord, disse, so che in questo paese il diritto di mano morta si applica tanto alle terre quanto a qualsiasi altra cosa, anche di poco valore. E mi è assolutamente chiaro che questi gioielli sono, o dovrebbero essere, cimeli di famiglia. Devo pregarvi di conseguenza di portarli con voi a Londra e di considerarli semplicemente una parte delle vostre proprietà che vi è stata restituita in circostanze piuttosto inconsuete. Per quanto riguarda mia figlia, è solo una bambina e per adesso, sono felice di poterlo dire, ha dimostrato ben poco interesse per così futili oggetti di lusso. Mrs. Otis, inoltre, che è un'autorità di poco conto per quanto riguarda l'arte, avendo avuto il privilegio di trascorrere diversi inverni a Boston da ragazza, mi ha detto che queste gemme valgono una fortuna in denaro e che se fossero messe in vendita spunterebbero un prezzo altissimo. Date le circostanze, quindi, Lord Canterville, sono sicuro che comprenderete perfettamente il motivo per cui non posso permettere che quei gioielli rimangano in possesso di un membro della mia famiglia. Inoltre, inutili ninnoli e gingilli del genere, per quanto adatti o persino necessari alla dignità dell'aristocrazia britannica, sarebbero decisamente fuori posto tra persone allevate secondo i severi e, a mio avviso, immortali principi della semplicità repubblicana. Mi permetto solo di accennare al fatto che Virginia desidera moltissimo che le permettiate di tenere lo scrigno in ricordo del vostro disgraziato e tuttora disonesto antenato. Dal momento che è molto vecchio e di conseguenza piuttosto malandato, credo che non avrete difficoltà ad acconsentire alla sua richiesta. Da parte mia, confesso di essere stato enormemente sorpreso nello scoprire che uno dei miei figli nutre simpatia per il Medioevo in tutte le sue forme. E riesco a spiegarmi la cosa soltanto considerando che Virginia è nata in uno dei sobborghi di Londra poco dopo il ritorno di mia moglie da un viaggio ad Atene. Lord Canterville ascoltò con estrema gravità il dignitoso discorso dell'ambasciatore, lisciandosi di tanto in tanto i baffi grigi per nascondere un involontario sorriso, e quando Mister Otis ebbe concluso, gli strinse cordialmente la mano e disse: «Mio caro signore, la vostra affascinante figlioletta ha reso al mio sfortunato antenato, Sir Simon, un servizio molto importante. E io e la mia famiglia siamo in debito con lei per il meraviglioso coraggio e il sangue freddo che ha dimostrato. I gioielli sono suoi di diritto e perbacco. Credo che se fossi così senza cuore da toglierglieli, quella
Quel vecchio malvagio uscirebbe dalla tomba nel giro di 15 giorni e mi renderebbe la vita un inferno. Quanto al fatto che si tratti di beni di famiglia, niente è considerato tale a meno che non sia citato in un testamento o in un documento legale. E noi tutti eravamo all'oscuro dell'esistenza di quei gioielli. Vi assicuro che non ho diritti su di essi più di quanto non ne abbia il vostro maggiordomo. E quando Miss Virginia sarà adulta, credo che sarà felice di avere delle belle cose da indossare. Inoltre, dimenticate, Mister Otis, che avete acquistato in blocco arredamento e fantasma. E che di conseguenza qualsiasi cosa appartenesse al fantasma passa automaticamente in vostro possesso. Poiché, quali che fossero le attività che il povero Sir Simon svolgeva di notte nel corridoio, da un punto di vista legale era senza dubbio morto, e voi avete acquisito la sua proprietà comprandola. Mister Otis si sentì parecchio in difficoltà al rifiuto di Lord Canterville e lo pregò di ripensare alla sua decisione. Ma il gentiluomo fu irremovibile e alla fine convinse l'ambasciatore a permettere a sua figlia di conservare il dono che le aveva fatto il fantasma. E quando nella primavera del 1890 la giovane duchessa di Cheshire fu presentata ufficialmente alla regina in occasione del suo matrimonio, i gioielli che indossava furono oggetto di ammirazione generale. Virginia, infatti, aveva ricevuto un titolo nobiliare, che è il sogno di tutte le ragazze americane. E aveva sposato il suo fidanzato non appena era diventata maggiorenne. Erano entrambi così affascinanti e si amavano l'un l'altro così tanto che tutti furono entusiasti del matrimonio, ad eccezione dell'anziana marchesa di Dumbleton, che aveva tentato di agguantare il duca per una delle sue sette figlie in età da marito e aveva organizzato almeno tre sfarzosissime cene per quella ragione. È strano a dirsi, anche di Mister Otis. Dal punto di vista personale, l'ambasciatore era molto affezionata al giovane duca, ma in teoria aveva qualcosa da recriminare sui titoli nobiliari e, per usare le sue stesse parole, temeva che in mezzo alla snervante influenza di un'aristocrazia dedita al lusso sarebbero stati dimenticati i sani principi della semplicità repubblicana. Le sue obiezioni, comunque, vennero smontate a una, e credo che quando percorse la navata centrale di Saint George in Hanover Square con la sua adorata figlia sotto braccio, non ci fosse uomo più orgoglioso di lui in tutta l'Inghilterra. Il duca e la duchessa, dopo aver terminato la luna di miele, andarono a Canterville Chase e il giorno successivo al loro arrivo, nel pomeriggio, si recarono al cimitero solitario vicino alla pineta. In un primo momento ci si era trovati in grande difficoltà riguardo all'iscrizione da scolpire sulla lapide di Sir Simon. Ma alla fine si era deciso di intagliare semplicemente le iniziali del nome del vecchio gentiluomo, accompagnate dai versi della finestra della biblioteca. La duchessa aveva portato con sé delle splendide rose che sparse sulla tomba,
E dopo essersi trattenuti un po', i due si addentrarono nel presbiterio in rovina della vecchia abbazia. Lì la duchessa si sedette su una colonna caduta, mentre il marito si sistemò ai suoi piedi a fumare una sigaretta, guardando i suoi magnifici occhi. Improvvisamente gettò via la sigaretta. Le afferrò la mano e disse: Virginia, una moglie non dovrebbe tener nascosto nulla a suo marito. Mio caro Cecil, non ti nascondo nessun segreto. Sì, invece, le rispose il duca sorridendo, non mi hai mai detto che cosa è successo mentre eri rinchiusa con il fantasma. Non l'ho mai detta a nessuno, Cecil, disse gravemente Virginia. Lo so, ma a me potresti dirlo. Per favore, Cecil, non me lo chiedere, non te lo posso dire. Povero Sir Simon, gli devo moltissimo. Sì, non ridere, Cecil, è vero. Mi ha fatto capire che cos'è la vita e cosa significa la morte. E perché l'amore è infinitamente più forte di entrambi. Il duca si alzò in piedi e baciò appassionatamente la moglie. Puoi tenere il tuo segreto finché avrò il tuo cuore, mormorò. Quello lo hai sempre avuto, Cecil. E lo racconterai ai nostri figli un giorno, vero? Virginia Rossi.